Cari amici, quando si spende tutta la vita alla ricerca del vero, purtroppo inevitabilmente ci si imbatte in soggetti che si ergono a normalità. Ecco, ve lo dimostro. C'è Galileo Zeta. Galileo, infine Galileo, cioè lui è la conquista finale della conoscenza di Galileo, così si è chiamato questo soggetto, che dice in relazione a me: fermatelo prima che sveli il mistero della vita. Ho sempre fatto fatica a comprendere cosa sono le turbe psichiche. Adesso lo so, fermatelo. Ecco, amici, le turbe psichiche. Chi ha le turbe psichiche? Ce l'ha chi si pone a giudice in tale modo della normalità, da dire la normalità è, secondo quanto concepisco io, è la media di tutti quanti gli uomini come me. Ci sono gli psicologi che si fondano su questo criterio. Secondo loro esiste un modo di ragionare che è normale. Se una persona lo segue, è normale. È normale anche quando, avendo concluso, secondo il corretto uso della sua ragione, delle conoscenze che non sono ancora appartenenti alla normalità delle conoscenze, perché quelle sono nuove, non sono state ancora acquisite. Allora, com'è? Se avendo le sue novità difende ragionevolmente le sue unità contro la logica imperante che ancora non le riconosce, allora ha una turba psichica. Perché? È perché la normalità, secondo la normalità, quelle novità sono cose da pazzi. Sì, perché? È perché ci sono cose che non si possono scoprire, come ad esempio l'origine della vita. E questo Galileo Zeta, proprio per mettere in luce come e che cosa sia proprio l'alterazione mentale mia, dice: fermatelo, altrimenti arriva a scoprire addirittura le ragioni della vita. Ossia, costui è un tale presuntuoso giudizio basato su che cosa? Ah, su un credo che la mia ragione sia quella della normalità. E se lui ha le sue ragioni e segue le sue ragioni, è pazzo, schizofrenico. Se avendo le sue ragioni dice però io seguo le altre, quelle della normalità, notate, uno che ha le sue ragioni, ma non segue le sue ragioni, segue quelle degli altri, quelle della normalità, allora costui è normale. È normale se avendo le sue ragioni non usa le sue ragioni. Vedete, questo è il giudizio di tanti strizzacervelli quando, trovandosi di fronte a soggetti che la pensano in un modo originale, non cercano di capire se la conseguenza della vita e dell'atteggiamento di quella persona è coerente alle sue ragioni. No,
è talmente presuntuoso da dire: le mie ragioni sono la norma. Quello è un pazzo perché segue le sue ragioni e non entra, tante volte non è nemmeno capace, a giudicare se le ragioni di colui sono ragionevoli oppure no. E allora io accetto come sfida proprio quella che mi ha dato costui, questo Galileo Z, di conoscere le ragioni della vita. Bene, la causa generale che sta a monte di tutti quanti i movimenti, tutti, anche quelli della vita, stanno nel tentativo di riequilibrare un valore unitario che è stato diviso in due valori opposti del tipo n volte 1, ossia n su 1, e un ennesimo, ossia una parte sola delle n parti. Possiamo semplicemente dire tra più 1 e meno 1. Ecco, le ragioni di n elevato a più 1 e di n elevato a meno 1, in cui l'indice dimensionale appunto è in contrasto più 1 e meno 1, questo complesso è proprio la divisione di una unità che è stata divisa in n ennesimi. Quando esiste questo complesso in cui è stata attuata questa divisione, automaticamente si crea un tale squilibrio da mettere in atto, per il terzo fondamentale principio della legge dinamica chiamato azione e azione uguale contraria, di ciò che è uguale contrario. Quindi se tu dividi il tutto in ennesimi, allora ce ne sono n. Vedete, la presenza di n ennesimi separati, divisi tra loro, è stata fatta attuando la forza di una divisione dell'unità in valori opposti. Questa divisione costringe automaticamente le due divisioni a restare un tutt'uno. In che modo? Attraverso la combinazione tra gli opposti, che si chiama in matematica moltiplicazione. Quindi vedete, la vita sta nella combinazione tra tutti gli opposti. Quando entriamo in una relatività tra gli opposti, che non è questa generale, solo allora discendiamo a quella che per Albert Einstein è stata la relatività ristretta. Ristretta solo a che cosa? A due modi di apparire di questo che è dato unitariamente da n ennesimi. Un ennesimo è stato ciò che si è collocato presente solo come una parte ennesima, è la massa. Un ennesimo è il tempo della massa presente. N volte è l'espansione. Di conseguenza, quando determini in una entità unitaria un ammassamento del tipo tale che l'unità data da n ennesimi si è ammassata in un ennesimo, solo quando la espandi per tutta l'espansione che è data da n unità, solo allora hai ricostituito l'energia. Ora, per Albert Einstein
Un ennesimo corrisponde a m, alla massa. C2 corrisponde a n volte la massa. E vedete che, secondo questo che mi giudica incapace, perché è lui incapace, di andare a conoscere le ragioni fondamentali dell'origine della vita, secondo le sue idee, io devo essere fermato, perché altrimenti ho la presunzione di andare a scoprire addirittura ciò che è a monte della stessa relatività ristretta e generale di Albert Einstein, addirittura di scoprire le origini della vita. Io vi ho dimostrato di avere potuto scoprire ciò che è all'origine totale, assoluta, prima di una unità, divisa in tutti i valori contrapposti che noi vediamo esistere, al punto da poter essere certi che il nostro mondo è di tipo binario, è organizzato sulla presenza di tutti gli opposti, tipo positivo-negativo, polare-antipolare, materiale-antimateriale, e ogni volta che mettete un valore, che sia fisico, che sia metafisico, è così. Metti in atto il bene, c'è il male. Perché? Perché bene e male sono ancora due divisioni contrapposte, come quella tra il giusto e il falso. Noi siamo in un mondo di questo tipo qui. Il giusto, qualcuno arriva a scoprirlo, ma per l'ignoranza di tutti coloro che non arrivano a scoprirlo, ogni rara volta che c'è un giusto che è capace di riconoscere ciò che è giusto e dice la sua, proprio per la presunzione di tanti che purtroppo non sono capaci di arrivare a capire queste ragioni ultime e credono che alla loro incapacità corrisponda la norma dell'uomo. L'uomo è incapace, e se uno qualunque tra gli uomini arriva a dire ecco io sono capace, lo faccio, te lo dimostro, non arrivi nemmeno a cercare di capire cosa dice. Immediatamente ragioni come ha ragionato il nostro amico. Che cosa ha detto il nostro amico? Fermatelo prima che sveli il mistero della vita. E poi conclude: ho sempre fatto fatica a comprendere cosa sono le turbe psichiche. Adesso lo so. Fermatelo. Amici, chi deve essere fermato? Costui che, dimostrandosi uno incapace di capire, crede che sia normale l'incapacità di capire, o chi cerca di capire? Chi deve essere fermato? Chi cerca di capire, o chi gli dice fermatelo perché cerca di capire ciò che non si può capire? Dunque è un matto, ma il matto è solo lui che crede che ci siano cose che non si possano capire, perché ovunque c'è qualcosa di incomprensibile, proprio perché siamo in un mondo in cui tutto esiste ed è uguale e contrario, mentre c'è una totalità di incomprensione, necessariamente esiste anche la comprensione, solo che spesso la comprensione è di uno solo, l'incomprensione è di tutti. E succede che quando uno capisce e gli altri no, un povero Galileo Galilei, al contrario di questo Galileo Zeta, è costretto ad abiurare. Perché? Perché altrimenti lo mettono al rogo e cercano di fermarlo.